noioso che faccio tutte le mattine. Le ore passano, non me ne accorgo nemmeno, cara mia. Perché ti fai il bagno odoroso tutte le mattine? Come no? Che me lo faccio solo io? Se lo fa papà, mamma, mia sorella. Ah, anche papà e mamma? Sì, sì, sì. Tutti nella stessa acqua. Nella stessa acqua, abbiamo tante vasche a casa. Salso Maggiore Terme, Grand Hotel proprio. Oh, senti, Lucia, no, Giù, scusa, scansa, di bella mia, fa caldo, sai? Poi mi gualcisci la giacca, è un modello, hai capito? È un modello, scusa. Sì. Abbi pazienza, sai, scusa. Scusami, sai, era un gesto affettuoso. Ma insomma, facciamo l'amore, sì. Stai calma, guarda, sto parlando con Luciano. Aspettami là, guarda, mettiti là, vicino al pianoforte. Finisco di parlare con Luciano e vengo da te a fare l'amore, hai capito? Vai, vai. Mamma mia, come sono noiose le donne, mamma mia. Oh, dunque, che ti stavo dicendo, Luciano? Come sono noiose le donne? No, prima, ti volevo dire una cosa. Ah, prima non so, guarda. Ah, sì, sai che ho incontrato al tennis stamattina? Meme Mennarella, la figlia di quell'industriale milanese, Meme Mennarella. Beh, che cosa? Hai incontrato Meme Mennarella, è con questo? Niente, dicevo così, l'ho incontrata. Ebbene? Ah, sei ingrassata, non mi piace più. Ma cosa vuoi che me ne porti a me, bebè? No, sei ingrassata, ha fatto due fianchi così, non mi piace più. E padre Pasquale, non c'è più. Dov'è padre Pasquale? Padre Pasquale? E chi è padre Pasquale? Come chi è padre Pasquale? Padre Pasquale è il padre della mia fidanzata, di Giugiù. Ah sì? E tu lo chiami padre Pasquale? Si capisce, caro mio, una differenza ci deve essere, no? Io ho due padri. Uno il padre mio vero, padre Bartolo, il marito di mamma. E l'altro padre Pasquale, il padre della mia fidanzata che dovrà diventare mio suocero. Non c'è padre Pasquale? No, non c'è. Non c'è. Io lo volevo salutare. Non c'è. Signor Giacomelli. Signor Pasquale, come state? Come state? Ci stavamo aspettando. Grazie. Voi sapete bene che noi sentiamo sempre la vostra mancanza. Grazie, Giacomelli. Io mi volevo procurare un fazzoletto. Allora sono andato in camera da letto a cercarlo, ma non lo trovavo perché mia figlia Sesella, che tiene tutto in ordine, biancheria, la mia, quella delle sorelle. Allora sono andato in cucina, perché è lei che cucina. Insomma, eccolo qua il fazzoletto. Sesella! Signor Pasquale, come sta? È dietro di voi. Stai qua, Sesella, non ti muovere. Hai sentito che cosa ha detto Giacomelli? Ha detto che lui sente sempre la nostra mancanza. Vero. Grazie. Saluta il signor Giacomelli. Zitto, adesso saluta. Buongiorno. Buongiorno. Ci vogliamo accomodare? Grazie. Ci vogliamo sedere? Grazie. Sesella. È dietro di voi. Sesella. Signor Pasquale, è dietro di voi. Figliola mia benedetta, non ti muovere, stai vicino a papà. Ci vogliamo sedere. Ciao Alberto, ciao. Carissimo padre Pasquale, come state? Salutiamoci almeno, no? Come va il nostro caro vecchietto? Ma quale vecchietto, scusate, abbiate pazienza, ma dove siete venuti a San Gennaro dei Poveri? Ma dove mi avete trovato lì? E poi che cos'è questo padre Pasquale? Abbiate pazienza, diciamolo una buona volta, qui non siamo in un